ha fatto vedere buone cose fino adesso ed è stata anche sfortunata in certe situazioni. Analizzata un po' in varie partite, devo dire che il Brescia meritava qualche punto in più, sicuramente. Io sono uno che quando trovo la squadra la cambio poco, ve lo dico anche. Se guardate il mio storico, io squadre che sono quelle, ma probabilmente devo ancora trovare la squadra che dovrebbe essere. La stiamo però perché? No perché i ragazzi non sono bravi, eccetera, perché siamo in tanti e perché siamo da qua da poco e perché bisogna mettere insieme. Le alchimie giuste nascono piano piano. Se andate a vedere, io adesso non mi sono fatto dare le cose, però penso di aver provato quasi tutto. A me mi resta probabilmente Crin ancora e Morleo forse. L'ho convocato per dire sta settimana in modo che inizi a venire con noi, eccetera. Però dopo li ho provati tutti. Io sto lavorando per sfruttare al meglio le caratteristiche della nostra rosa, tutto qua. Ecco, quindi qua l'ho inquadrata, so chi far giocare, non è una volta ho fatto giocare uno o l'altro, però si tratta di cambiare l'uomo, però non è che il quadro ce l'ho chiaro. L'unica partita che gli ho fatti giocare insieme a Palermo non è andata bene, ma però non credo che sia andata bene per loro due, è andata male in generale la partita. Per esempio in Coppa Italia li ho rimessi dentro insieme e abbiamo fatto una buona gara. Non mi aspetto da loro due, vedi com'è il discorso, io non mi aspetto da loro due, perché se parliamo di sì, io mi aspetto da una squadra qualcosa di più, non da loro due. Mi aspetto che la squadra costruisca più azioni da gol, che produca più equilibrio, abbia più possesso palla, abbia più intensità, cioè io mi aspetto qualcosa di più dalla squadra. Come l'ho vista a tratti? Cioè l'ho intravisto a tratti io questo aspetto qua, l'ho intravisto. Ecco, che ci sia nell'arco dei 90 minuti. Abbiamo conquistato tanti di quei punti in rimonta, magari pochi lo sottolineano, è una dote questa, vuol dire una squadra che c'è, che non molla mai e che è lo specchio dell'allenamento, che comunque torna, si allena bene, si allenano tutti bene, anche quelli che sto lasciando in panchina, in tribuna, non li convoco, niente da dire. Tipo stamattina abbiamo fatto un grande allenamento, tutti quanti. Io sto provando, sto cambiando qualcosa. Ogni tanto cambio, vedo. A tratti mi dà la sensazione che ci arriviamo, a tratti ci inceppiamo. Vediamo. Domani è un bel banco di prova, domani, perché troviamo una squadra comunque tosta. Un bel gruppo, siamo veramente un bel gruppo. Si lavora bene, stiamo bene. Quindi io veramente mi piace come stiamo lavorando. Mi piacerebbe da morire regalare una bella prestazione anche alla gente di Bologna. Sinceramente mi piacerebbe che questi ragazzi facessero in modo che si alzasse in piedi lo stadio e per una volta dicesse ecco, ci piace sto Bologna qua, finalmente. Speriamo che arrivi prima o dopo. Stiamo lavorando per quello, ecco. Questo è il sogno, però è importante anche giocando male, dico, che si vinca domani, ecco. Perché bisogna essere concreti. Però questo sarebbe il sogno, vincere e anche sentire tutti contenti.